Ciao ragazzi, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Ocean Nomad. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, finalmente ci siamo, eh? Allora, l'ultima volta, ragazzi, che ci siamo trovati, avevamo fatto questa casupola, questa piccola casupola, ok? E avevamo messo, che oltretutto adesso dobbiamo fare così, e mettiamo l'altra per fare i mattoni. Sto facendo un po' di mattoni, ragazzi, giusto per fare qualcosa, eliminare un po' di scorte. Qua ho spostato, come potete vedere, questa. Purtroppo la devo ancora ingrandire, ma andremo a ingrandirla. Allora, prima di tutto devo fare, ecco, devo fare una bella coluccia, porca miseria. Purtroppo, ragazzi, io non so perché non mi fa costruire un'altra un'altra cassa, cioè mi deve far ingrandire questa, però un'altra cassa non me la fa mettere giù. Non riesco a capire perché, e il problema è quello lì, quindi devo per forza ingrandire quella lì. Adesso dobbiamo mettere giù un po' di questi, perché poi ci serviranno. Ok, allora abbiamo intanto questa qua. Ok, ne produciamo ancora, perché a noi ci serve tantissimo il cibo. Per adesso ne abbiamo, possiamo anche metterlo a fare, però facciamo che metterlo. Ah, ok, perfetto, non mi serve adesso. Ne abbiamo tre, ok. Allora, ragazzi, cosa andremo a fare oggi? Oggi, ragazzi, andremo a fare una bella cosa. Andiamo nella mappa, guardate un po', guardate un po', e ci trasferiamo. Finalmente ci trasferiamo. Allora, ragazzi, quando sarà finito gli 8 minuti ci vediamo. Allora, ragazzi, rieccoci qua. Finalmente rieccoci dopo un po' di tempo. Allora, intanto facciamo un attimo così e risaniamo un attimo la nostra vita, perché non ho più vita, quindi utilizziamo le nostre garze per coprire la nostra risanare la nostra vita. Come potete vedere, da 280 la nostra salute è andata a 310, perché man mano che i livelli vanno avanti la nostra salute aumenta. Allora, dobbiamo, ragazzi, fare una bella cosuccia adesso, andare a vedere se si può, se ci si può spostare. Allora, vai alla ricompensa, ricompensa, puffate, prendi. Ok, vabbè, allora, l'unico problema è che però, allora, intanto lì possiamo andare, sì, ma ci sono dei teschi. Incominciamo ad andare su qualcuna, però dobbiamo vedere purtroppo di stare attenti a quello che prendiamo, perché dobbiamo buttare via un po' di cosucce. Allora, intanto
andiamo qua a vedere perché dobbiamo intanto cercare delle belle isole. Vediamo, sono isole nuove, ragazzi, queste qui, quindi non so se troviamo qualcosa di diverso. Ecco, i soliti schifumi, questi li abbiamo trovati purtroppo. Ok, i ragnazzi schifezzuoli. Schifo, immondo, vai, muori, muori, ci malo malo, ma proprio malo 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 malo. Ok, questo c'è. Qua c'è un altro ragnazzo schifoso, però io spero che cambino un po' e che mettano anche degli animali nuovi, ragazzi, perché c'è, cioè, se no, qua com'è, ci sono solo i ragni, cioè non è proprio una gran cosa, eh. Vi dico la verituffa, la verittaffa, la veritoffa, la verignappa, la gnappolatoria. Qua c'è il regnus, schifus, smerdus, gnappoltus. Ok, via. Mamma mia, ma cosa c'è qui? Ma qua c'è ancora, ce n'è. Piante la lezza, morite tutte, schifumi immondi, schifumi immondi, dovete crepare. Ah, l'anima di porcellini. Voi non immaginate i brividi che ho, i bravada, i bro. Gli gnappi, gli gnappolatori, vediamo un po', non c'è nient'altro, no, però queste sono più grosse le isole. Molto bene, molto bene. Allora, ok, andiamo verso casa. Molto bene, devo spostare sta roba perché mi hai scazzato un pippettone. Allora, andiamo a vedere di spostare questo, lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua. Allora, visto che ci siamo, ragazzi, possiamo anche incominciare a fare questo. Incominciamo a fare. Allora, una e basta perché non ne abbiamo più, però intanto, no, non hai capito. Io voglio qua, mercoledì, togliere questa. Perfetto. E poi mettere questa. Perfetto. Oil gate. C'è la nostra sgnappolatoria qua. La nostra sgnappolatorietta. Sgnappolatorietta. Strubala. Tu stai lì a strubo. Cuccate! Puffate! Sempre tre splughi per volta. Mannaggia lo schifettuolos. Facciamo così. E andiamo qua, proviamo. Abbiamo tre isole barra quattro da visitare. Quattro isole. Dopodiché poi possiamo ancora spostarci. Allora, prima di tutto le pietre, ma le pietre a me non servono per adesso, ragazzi, perché... Come potete vedere, le isole sono fatte diversamente, ci sono molti più ragni. Io spero che comunque ci siano delle isole con degli animali diversi, perché ragazzi, fino adesso aveva trovato solo ragni e granchi. Cioè, su delle isole io spererei di trovare anche degli altri animaletti un po' particolari, non so, un paio di cinghialozzi. Ok, siamo a 31. Questa ci serve. Qua c'è l'altro ragnazzo schifezzuolo, schifoso immondo. Vieni qua, bastimento. Ok. Gnappettone. Gnappettone. Vieni qua,
ti massacro, ti massacro. Ok. Allora, qua ci siamo, andiamo là. Questa mercoledì, allora, Tulia. Ok. Legno, questo non mi interessa per adesso, anche perché sono tutte cose che noi vabbè, prendiamo qua. E boh, per adesso ragazzi ci siamo. Ok, allora ragazzi ci siamo, scusatemi ma mi era apparso uno schifettone in mondo. Andiamo, 3 su 3, perfetto. Ok, allora, noi qua ci siamo. Adesso per fare una bella cosuccia ragazzi dobbiamo eliminare. Prima di tutto però facciamo questa. Perché dobbiamo esattamente farla, altrimenti siamo nella M più totale. Allora, abbiamo questa, quindi possiamo ragazzi andare a farci insieme questi. Inventario pieno, mannaccia la miseriaccia. Allora, tira via. No, non hai capito, ma porca di quella miseria schifosa. Lì. Così e così. Tu che fai schifo, lupopolo. Poi, anche questi assi qua io dovrei, dovrei prendere. Ok, incominciamo a fare una cosa. Cominciamo a farci il nostro vestito, quindi questo. Perfetto, andiamo nel nostro inventario, ragazzi, e ce lo indossiamo. Perfetto, e abbiamo già. Abbiamo già un, almeno un vestitino. Perché non me lo fai vedere? Qua, lì, quest'uomo. Questo puzzolettone qua? No, non me lo fai vedere, ok. Grazie mille allora. Molte grazie, molte schifezze. Andiamo a vedere i pantaloni cosa ci serve. Per i pantaloni due corde che andiamo esattamente a farle. Una e due. Perfetto, abbiamo due corde. Andiamo nella gnappola vivente e andiamo a farci i nostri pantalozzi. Perfetto. Ok, ci siamo. Adesso il cappellino, quanto ci serve? Una corda. Molto bene. Allora andiamo nel nostro inventario, prendiamo i pantaloni e li sbattiamo qui. Esattamente qui. Ok. Poi abbiamo da prendere da fare un'altra corda e voilà, perfetto. E ragazzi, andiamo a farci il cappellino, perfetto. Ok, ragazzi, abbiamo la nostra piccola tenuta. Allora ci mancano le scarpe, ma piano piano andremo anche a fare quelle lì. Allora intanto andiamo nell'inventario, facciamo così jumper via fuori dalle scatolette perché a me questa non mi serve per adesso. Sono stato un pirla perché potevo anche, vabbè, ma non so dove metterla, quindi niente. Adesso, come potete vedere, ragazzi, abbiamo liberato un bel po' di spazio per il momento, non esageratamente tanto, ma comunque l'abbiamo liberato. Andiamo a prendere la nostra cassa qua, ok, che è quella che ci serve di più.
andiamo a prendere subito, vedere un po' se ci sono degli assi. Molto bene. L'hai sentito, eh? Facci di pistolino marcio. Allora, qui c'è la nostra cassa e là c'è una butale, però non possiamo toccare perché è ancora lontana. È troppo lontana. Però questa cassa qua la posso prendere. Ok. Ma da uno schifo, ma dai. Ok. Ci siamo. Ok, allora ragazzi, ci siamo. Ho raccontato un po' di porcheria. Dobbiamo intanto, come potete vedere, piano piano stiamo riuscendo a fare un po' di cosucce. Ne abbiamo 4, possiamo farne un'altra. Allora, intanto possiamo fare una di queste, ma non abbiamo spazio nel... Ah no, ce ne sono ancora una. Nell'inventario abbiamo spazio. Poca roba, mannaggia lo studio service. Va bene, intanto noi facciamo così, guarda, tan usiamo e tan via, e ragazzi andiamo a visitare un'altra di queste isole, che è questa, quella là. E abbiamo elastici, questa roba. Vediamo un attimo, intanto piano piano ragazzi, vediamo di fare tutto quello che dobbiamo fare. Allora, intanto qua come potete vedere arrivano i ragnazzi schifosi. Io pensavo che ci fossero comunque degli animali diversi, perché sapete, ragni, dopo un po' mi viene voglia di mandarli a quel paese. Però, ragazzi, se non controlliamo la vita, ci muoviamo molto, ma molto, ma molto, ma molto male. Facciamo come l'ultima volta, che mi sono dimenticato di guardare la vita e ci ho lasciato le chiappette. Ci ho lasciato le chiappettozze oziozze lì. E siamo a 5, ok. E possiamo automaticamente sgnappolare la sgnappola. Allora, vieni qui. Facci di cattina schifosa. Animale immondo. Schifezzuolo, assassino. Ma mi interessa questa roba. Oh no, tu sei morto. Tu sei un pistolino morto. Eccolo. Allora, tu qua cosa c'hai? Cosa c'hai? Ma perché ce n'è un altro? Muori! Devi morire male! Oh! Schifezza immonda! Cioè, cosa è successo? C'era niente praticamente qua. Ok. Basta adesso ragni, ma avete rotto le pallottole però, eh? Oh, che checchio, schifezzuoli immondi. Allora tu fottitene le gnappole, tu fuori dalle pallottole, tu anche.
Gira le balle quando devi far così, ma... Allora, andiamo a vedere qui. Ok, questo mi serve. Questa mi serve. Oh, qua ce n'è un'altra. Sì, ma mi sa che l'avevo... No, non l'avevo presa. Perfetto. Buono, ragazzi, abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere. Possiamo andare. Ok, perfetto, andiamo. Allora, adesso ragazzi, per fare una bella cosuccia dobbiamo fare queste staccionate. Incominciamo a farne una, due e tre. Allora, per fare queste staccionate, ragazzi, vorrei allora prima di tutto metterla qua, così, e metterne una qua così. Abbiamo anche sbloccato tutto l'ambaradanger. Ok, poi le staccionate dobbiamo togliere questi e metterli di qua, perché poi voglio fare un'altra cosuccia. Ma per adesso vediamo, andiamo a prendere subito sta roba qua che ci serve. Ma ce ne sono due. Una. Andiamo a vedere di là se c'è qualcos'altro, ragazzi. E poi io vi farò comunque un fracco di tagli, perché diventa poi troppo noiosa la situation. Allora, adesso abbiamo questi, ci servono per forza, e queste anche. Queste sono le assi e ci servono veramente tanto. Allora, adesso ecco, vedete, mi fa costruire un altro telaio. Ok, che un altro telaio, ragazzi, non ci starebbe male, vi dico la verità. Però io, ragazzi, adesso in questo momento non ce n'ho. Ce ne manca una. Ma se io mi metto qua, no, mi mettessi di là. Sante creoline, va. Che roba brutta avere il porca vacca pieno qua. Allora, ragazzi, sono ritornato incazzato come una bestia, perché c'è qualcosa che non funziona in sto gioco, e questo è un problema grosso, e sono queste casse di merda qua. Scusate se ho detto merda, ma sono casse di merda, perché ne fai una purtroppo e devi tenerti solo quella. Una non la puoi spostare. No? Due, non puoi ammettere un'altra cassa perché ti dice possiedi già questo strumento, quindi tu hai una cassa in tutto il gioco, devi tenere quella cazzo di cassa lì, no? E devi continuamente allargarla pagando con queste monetine delle balle qua. Allora, questa cosa qua a me gira un po' le balle, perché se io vado in cerca di risorse perché mi servono per fare le cose, ho bisogno di più casse. Non di una cassa sola per tutto il gioco. Quindi io spero che i programmatori pensino a sta cosa e la mettono un po' in quadro, perché secondo me è una gran stronzata
avere una cassa sola in tutto il gioco. Questo è il problema. Altrimenti potrei allargare l'inventario e mi costa 100, no? Le casse, invece di mettere a pagamento l'allargamento delle casse, mi allarghi solo di 5, no? Metti l'opportunità di poter fare più casse, che secondo me è meglio. Perché se no io interrompo il gioco, non posso più giocare. Questo è il grosso problema di sto gioco. Cioè, sto gioco è bello, però ragazzi, è così, e non so più cosa devo fare, sono morto lì. Cioè, ho l'inventario pieno e non so più come cacchio devo fare per andare avanti. Cacchio in culo. Cioè, ho l'inventario pieno, non so cosa devo fare. Cioè, o faccio garze su garze, tiro via tutta sta roba qua, ma se mi serve, io non so più cosa devo fare. Porca miseria, oh, è una cosa assurda, è assurdo non riuscire a fare le cose però, eh. Cioè io mi devo fare il culo per andare a cercare le cose, per andare, ma dai, su, non è possibile. Non è possibile una roba così. No, 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 no. Adesso cosa devo togliere? Niente, l'unica cosa che posso fare è fare così. Allora, fare delle garze per forza, perché almeno così ci togliamo un po' di quelle bende lì e basta, perché facciamole tutte e vaffanculo. Via. Così se dobbiamo farci qualcosa col telaio ci attacchiamo e tiriamo. Ok, qua abbiamo liberato, no? Adesso con queste qua io ragazzi faccio un'altra cosa. Prima di tutto faccio questa e ce la togliamo dalle palle. Via. Dopodiché ragazzi io faccio delle altre pareti. Mi faccio per dire però lasciamole così ragazzi, perché io ho fatto una cavolata, perché poi le volevo fare in legno. Allora, prima di tutto dobbiamo fare così, togliere questa. Puoi fare così e mettere questa. Perfetto. Ragazzi, noi qua ci siamo già. Vediamo un attimino. Intanto piano piano sta migliorando, la nostra stronzataggine qua. Dobbiamo mettere, io direi di fare un'altra cosa, tanto lì non me la fa togliere. Quindi io direi di mettere qua un'altra pedana, ma non ce la faremo farla. No, infatti. Allora andiamo a vedere nell'inventario, già abbastanza vuoto, quindi possiamo andare sull'ultima isola per oggi. E poi ragazzi, vedremo un attimino. Io questo video, se si fa lungo, ragazzi, ve lo taglio in due, perché come ho fatto negli altri. Allora, ci siamo. Oh signore. Sti ragni delle pallotte. Io spero che più avanti cambino un po' e prendono altro, perché, cioè veramente che ci siano altri animali, perché sennò ragazzi, sempre i soliti ragni, 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 dopo un po' girano le palle. Adesso abbiamo trovato queste. Dai, però non è possibile. Cioè, allora, nell'inventario una e due cose inutili proprio. Le cose più inutili le abbiamo beccate noi. Ok. Allora, intanto facciamo che fare questa così e ci liberiamo l'inventario. Andiamo un attimo qua su. Non c'è nulla.
Facciamo il giro, vediamo un attimo cosa c'è d'altro. Già meglio, già mi stava venendo il nervoso, no. Con tutte le cose belle che potevano esserci, no, lo schifume, dai su, pistoli marci, tanto morite, ci morite malozzo, occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, come dicevano... diceva Lino Banfi. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Ok, non c'è più un cazzo, meno male. Possiamo tornare indietro e andare a spargerci 4 su 4. Dov'è? Dov'è? Mamma mia, sei proprio un pistola, sei. Ecco, è ritornato di nuovo il fatto che, vedete, recupera la vita. A me sta cosa non piace. Cioè, io lo colpisco e lui nell'arco di 30 secondi recupera la vita. Allora, avevano, mi sembra, messo a posto questa cosa, adesso sono... è ritornato sto... non ho capito se è un bug, se... non lo so. Quindi a me sta cosa non piace, cioè io lo colpisco, lo devo colpire all'infinito, no? Perché se no lui non muore mai praticamente. Abbiamo uno squalo immortale. Ok, ci sia. E vediamo un po'. Intanto qua per adesso abbiamo iniziato a fare qualcosa. Allora andiamo a vedere un attimino. Mi richiede questa. Possiamo farla e ne possiamo mettere un'altra, perché volendo ne possiamo mettere un'altra, la mettiamo qua, completato. Adesso dobbiamo vedere, mi richiede di fare un gancio così, sì, volendo lo possiamo fare, vediamo un attimino se fare un gancio del genere ci possiamo, ok. Non hai spazio di inventarti. Io ragazzi non so, vedrò un attimo come fare e piano piano cercherò di risolvere questo problema, perché non è più fattibile. Cioè qua la cosa per migliorare, devi pagare, devi fare. Dobloni te ne entro il 3 volta. Cioè non è una cosa normale questa qui. Quindi inventario. Ah no, andiamo qua, possiamo farlo. Allora facciamo così, io vi dico la verità ragazzi, mi sto innervosendo perché non è una cosa normale, non è per niente una cosa normale questa qua, cioè arrivare a fare delle cavolate così non è una cosa, non mi piace e non mi piacerà mai. Ok, allora intanto facciamo così. Eccoci, e vai, eccoci, ok, perfetto. Adesso ci richiede il gancio ragazzi lo facciamo, ma poi lo elimino perché anche se mi girano un po', hai già questo strumento, non lo so. Allora, adesso mi hai rotto i coglioni. Guardate cosa devo fare. Guardate, guardate cosa devo fare per fare. Allora ragazzi, rieccoci qua. Ho tirato giù tante di quelle bestemmie, ma vi dico la verità, tante di quelle bestemmie, perché
Perché ogni volta che tu fai un cazzo di strumento, tipo ad esempio questo strumento del cazzo qua, che io ho fatto per migliorarmi, no? Me lo richiede su a sinistra, come potete vedere, ma un altro non me lo posso fare. Perché? Perché bisogna chiederglielo al gioco, no? E non posso neanche buttarlo via. Questo è il problema. Questo è il problema. Non lo posso buttare via. Cioè, è assurdo, è veramente assurdo. Non si può giocare così. Non si può un gioco così. Non è una cosa normale questa qua. Non è normale per niente. Boh, io non lo so. Cercherò di fare qualcosa. Vediamo un attimino, ragazzi. Io spero che i creatori di sto gioco mi sentano. Perché ho un bel gioco, però. Con queste cose qua sono veramente delle stronzate immense. Io vi dico la verità, ho capito perché ha fatto poco successo sto gioco, vi sto dicendo la verità. Ho capito perché non è fattibile. È bello, non c'entra da dire, però ragazzi, mi fa bestemmiare alla grande. Ok, va bene. Ragazzi, facciamo una cosa. Noi ci salutiamo qua. Come sempre un grosso bacione e un grosso abbraccio dal vivo libero, mi raccomando ragazzi, condividete, tanti bei like e aiutatemi a portare avanti questo canale, ok? Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay.